Oh mio Dio! Per comodità lo farò in questo verso. Ho sempre voluto fare gli unboxing. Allora. Ok. Mamma mia. Allora, ci sono molte cose qua dentro, devo dire. E capirete da questo unboxing perché ho queste cose. E a cosa serviranno. Allora, intanto tiriamo fuori questo che non ho idea di che cosa sia. Ora, qua c'è questa cosa. Oh, figo. Ok. Oh, madonna, quanta roba. Questo, che è imballato. Poi, un altro tubo. Oh, un altro ancora. Ecco. Allora, c'è questa scatola. Madonna. Forse è meglio se tiro fuori una cosa alla volta, vero? Allora, la scatola contiene diverse scatole. Sì, questa è un'altra cosa. Ok, poi c'è questa. Questa credo che sia imballaggio perché... Sì, ok. E questa è la cosa più importante. E poi questo. Io scompaio dietro a tutta questa roba. Allora, per prima cosa togliamo di mezzo questo. Lo apriamo, ma non occorre aprirlo troppo, sì. Cavolo, ho fatto un buco nel tavolo. Comunque, tolto l'imballaggio, questo è un recinto per pulcini o gallinotti, per lo svezzamento dei pulcini. Ok, è una cosa utile per far iniziare a razzolare fuori all'aria aperta i pulcini. Ho detto pulcini? Ok. Mettiamo qua momentaneamente. Poi andiamo avanti. Cosa c'è? Imballaggio, imballaggio, scatola. Wow. Questa è veramente molto ben imballata, era. Ed è una luce. Questa è la lampada. Eccola qua, termica, che serve a fare del riscaldamento. Ah, guarda com'è fatta. Cavolo, è una bomba questa cosa. Sembra un fanale di una macchina. Sembra proprio molto ben fatta e potente e dura. Cioè, non vi aspettate una lampadina. Questa affare è tipo un fanale di una macchina. Ok, rimettiamola dov'era. E il primo lo mettiamo qua. Adesso andrei con queste scatole che non ho idea di che cosa ci sia dentro. Che figo. Ok. Allora abbiamo questo. Ah, che bellino. Questa è una mangiatoietta di plastica per pulcini, appunto. Mettiamo qua. Questo e questo insieme fanno un abbeveratoio. Dovrebbe essere un litro questa cosa. Comunque è il piccolo abbeveratoio che va in accoppiata con questo. Poi qua abbiamo tutto il sistema di... Oh, figo. Questa è, credo sia la copertura della lampada. Sì, ok. E questi sono degli adesivi. Belli. Alla faccia, altro che adesivi. Questi qui sono... Tipo li appiccicheremo. Ce ne sono un sacco. Belli, bravi. Qua ci sono delle viti e il libretto delle istruzioni. Bene. Togliamo momentaneamente queste cose. Questo. Questa è la parte più importante della lampada. Infatti qua, questa è la plafoniera dove viene attaccata la lampada che vi ho mostrato prima. Poi questa andrà qua dentro così. E qua sopra la lampada ci va questo che copre la lampada. Perfetto. Veramente devo dire alla faccia. Cioè, materiali veramente di qualità. Questa plastica è una bomba. Bella roba. Cioè si vede via che è roba resistente. Vabbè, comunque questi cazzi. Allora, ci siamo quasi, ma non ci siamo ancora. Però ci siamo quasi, ma non ci siamo ancora. Oh, qui, utile anche questo per la lampada. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Veramente ticcia questa roba, direi. Questi sono... Ci potresti picchiare qualcuno? Non fatelo, ovviamente. No, 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 no. Scherzavo. Cacchiarola. Oh, no. Ok. Questo è il cavalletto che serve a sorreggere la lampada. Ok, mettiamo il cavalletto e la lampada dentro. Questo non ne ho idea. Questo che cacchio è? Forse serve ad appendere la lampada dentro. Ah, sì, perché facciamo così e qua si appende la lampada.
Suppongo funzioni così. Ma appoggiamolo momentaneamente qua dalla parte. Questa è la catenella, credo, che serva per appendere dentro la lampada. Giungiamo al piatto forte di tutto il pacco, che è il motivo per il quale tutto questo ha inizio. Ok, allora. Oh, che figo. Io sono di quelli che quando mi arriva la roba devo aprire tutto e guardare tutto, anche se poi non lo uso. Però non resisto. Allora, innanzitutto il libretto delle istruzioni che specifica Made in Italy. E devo dire che si vede, perché questa roba è fatta strabene. Non è che mi intenda tantissimo di incubatrici, ma dai materiali fino ad ora, da quello che ho preso, cioè questa roba è veramente una plastica che è una figata. Togliamo qua. Quella. Qua c'è il cavo e questa è la testa dell'incubatrice che va qua sopra. Sì, poi dovrò capire come funziona e come si usa. Qui c'è questa cosa che chissà cos'è. Ok, e va bene. Questo è il sopra. Aggiungiamolo qua. Qua ci sono delle cose. Queste sono le istruzioni per il montaggio. Sono enormi. Vabbè, non credo che adesso mi servano, ma insomma, è bene sapere che ci sono. Qua c'è quest'altra cosa. E qui, cioè, praticamente è già montata. Ok, sì. Qui dice non rimuovere l'anello isolante all'interno del corpo macchina. Questo lo sapevo, mi sono guardato diverse recensioni e robe varie. E qua dentro c'è tutto l'isolante in polistirolo che serve appunto a mantenere la temperatura dell'incubatrice. Questo è il fondo dove dentro ci sono i due serbatoi per mantenere l'umidità all'interno della camera di schiusa. Poi ci andrà il girauova, che è questo qua. Forse ci va abitato. No, ci va abitato questo affare. Ok, questo è il girauova, vabbè, e andrà montato all'interno. Figata. Comunque sì, per chi non l'avesse ancora capito, incuberò delle uova, farò dei pulcini e avremo dei nuovi nati e diventerò padre, credo. O forse diventerò madre. Forse diventerò più madre, che oppure lei è la madre e io sono il padre. Non lo so. Comunque, questa è una Comatutto 16L, la versione digitale automatica, che fa tutte le cosine da sola, cioè che ruota le uova da sola. Può incubare fino a 16 uova, da quello che ho capito, anche forse qualcuna di più se sono di forme strane, però io andrei sul sicuro. E adesso non mi manca che andare a prendere le uova e incubarle. E tra l'altro ha fatto prestissimo arrivare tutta questa roba, perché ieri hanno spedito e oggi è già arrivata. Che figata. Che casino. Oh, c'è no.